Autogrill lancia la nuova release dei suoi grandi classici. Nuove tante le iniziative che stanno ai blocchi di partenza. Ci può descrivere come le avete strutturate? E questa che è una vera piattaforma che avvolgerà tutto il 2013 e oggi al primo step, diciamo, che prevede il rilancio di due dei nostri panini classici e soprattutto più alto vendenti ancora oggi a distanza di circa 30 anni dal rilancio, e sto parlando dell'Apollo e del Camogli. Abbiamo fatto una nuova ricetta con una versione che direi è più moderna, utilizza ingredienti ancora più qualitativi e va incontro alle esigenze chiaramente leggermente diverse e più moderne dei nostri consumatori. Ma come dicevo, si tratta di un primo step, a seguire ci saranno anche altri rilanci e non voglio svelare oltre, ma posso dire un grande ritorno previsto per l'autunno. Invece sul fronte comunicazione come supporterete queste iniziative? Tanto per incominciare, abbiamo fatto una vestizione del punto vendita che non può certo passare inosservata per i nostri consumatori e che è già on air da adesso. In più abbiamo previsto campagne di supporto, inizieremo con un supporto web che soprattutto ci aiuterà a parlare al nostro consumatore, a raccogliere il suo feedback con questo sito che lanceremo tra poco, che è Momenti in Autogrill. E riguardo a Storie di Caffè? Che ha appena compiuto il suo primo anno di vita e per il quale abbiamo fatto un festeggiamento insieme al nostro partner Kimbo, che invece compiva 50 anni della sua storia. Quindi il 13 marzo abbiamo riofferto il caffè a tutti gli italiani che si sono recati nei nostri punti vendita e abbiamo rilanciato Storie di Caffè con questa nuova versione che si chiama Caffè d'Artista. Sul sito Storie di Caffè è possibile disegnare, non più scrivere, ma disegnare quest'anno la propria storia di caffè, come è successo l'anno scorso, le migliori saranno votate e poi rimesse sulle bustine dello zucchero. Quanto pesa per voi la comunicazione punto vendita in percentuale su quelli che sono i vostri investimenti annui? Beh, effettivamente pesa molto, nel senso che noi tendiamo a sfruttare i contatti che produciamo, di cui possiamo usufruire, diciamo, nei nostri punti vendita, che sono evidentemente moltissimi, cioè parlo di qualche centinaia di milioni di persone che ogni anno transitano nei nostri punti vendita e che quindi sono già esposte alla nostra comunicazione.